buongiorno, altra giornata di lavoro sul decreto sostegni e volevo fare un commento su un aspetto del dibattito che si è svolto ieri. Alcuni di voi mi conoscono meglio, altri peggio. Diciamo che chi mi conosce abbastanza bene sa che a me interessano gli argomenti e in particolare, come dire, gli argomenti che ho portato nel dibattito negli ultimi anni mi sembrano tutti assolutamente validi, tengono alla prova dei fatti. E ieri ce n'è stata in qualche modo una conferma, secondo me indiretta, ma interessante. Ed era in un passaggio della replica del presidente Draghi, che ho ascoltato in realtà colpevolmente distratto da altre vicende, perché stavamo facendo, diciamo, in riunione di maggioranza un esame approfondito dei singoli emendamenti per valutarne la copertura finanziaria e l'opportunità politica, insomma, come si fa normalmente in una maggioranza, soprattutto in una maggioranza come questa, composta da anime molto diverse, è normale che non si possa affidare solo al lavoro della aula di commissione il compito di scrutinare gli emendamenti. Il passaggio era questo. Quando il presidente Draghi ha rivendicato il ruolo da lui svolto con politiche fiscali, politiche monetarie estremamente espansive, insomma il famoso QE, la famosa, come vi ricorderete, si ricorderanno i lettori del blog, la famosa svolta di Draghi, dicendo che per aver praticato politiche monetarie molto espansive, che quindi abbassavano il tasso di interesse, abbassavano il costo del denaro, gli era stato rimproverato di avere indirettamente ostacolato le riforme, in quanto una corrente di pensiero ritiene che solo sotto la sferza di tassi di interesse alti e di un alto costo del finanziamento del debito uno Stato sia indotto a fare riforme, perché le riforme, sembra di capire, che in questa visione un po' unilaterale si facciano solo per tagliare, e quindi il ragionamento è: tu taglierai solo la spesa sociale, le pensioni, solo se sarai costretto a farlo, e sarai costretto a farlo solo se il tasso di interesse crescerà, e quindi dovrai spendere talmente tanto per il servizio del debito che taglierai gli ospedali, taglierai le scuole. Questo era il quadro concettuale esplicitamente teorizzato e rivendicato lungo il quale siamo andati avanti per gli anni dal 1981 ad oggi. Perché dico dal 1981? Perché nel 1981 l'Italia ha espressamente di finanziare gli investimenti pubblici con moneta. Scusate, c'è stata una chiamata che ho dovuto troncare. Evidentemente, per tutelare la loro sanità mentale, non tutti i colleghi mi seguono su Facebook e non gliene posso fare una colpa, né io seguo tutti loro, altrimenti non lavoreremo mai. Ma fatemi continuare quindi questo ragionamento. Allora, il ragionamento del presidente Draghi era: io sono stato attaccato perché mi è stato detto che garantendo bassi tassi di interesse non favorivo le riforme, ma le riforme invece si possono fare, lo prova il fatto che le stiamo facendo in un momento in cui i tassi di interesse sono negativi e quindi, diciamo così, il livello del tasso di interesse è irrilevante rispetto alla disposizione e alla volontà di un sistema politico di riformarsi. Bene, qui vorrei fare due considerazioni, però, perché anche qui, come al solito, bisogna essere aristotelici. Come vedrete, delle due l'una, cioè
l'affermazione del presidente Draghi o è vera o è falsa. Io, siccome do fiducia al presidente Draghi, gliel'ho data, no? Sapete, insomma, è agli atti, quindi insomma, dopo aver detto in aula al suo predecessore che chiunque sarebbe stato migliore di lui, io, siccome do fiducia al presidente Draghi, presuppongo che questa affermazione sia vera inizialmente, per amore dell'argomento. Quindi supponiamo che sia vero che al fine di portare avanti un programma di riforme credibili non sia necessario un alto tasso di interesse, cioè non sia necessaria, diciamo, la sferza dei mercati. Benissimo. Questo significa che negli ultimi 40 anni abbiamo sbagliato tutto. Perché abbiamo sbagliato tutto? Perché adottando un sistema politico, per scelta politica, non tecnica, in cui ai governi è precluso il finanziamento diretto con moneta degli investimenti pubblici e in cui quindi i governi devono dipendere dai tassi di interesse di mercato che crescono per buoni o cattivi motivi, spesso neanche dipendenti da quello che succede all'interno del paese considerato. Vi ricordo che all'inizio degli anni 80 i tassi di interesse in Italia crebbero non perché l'Italia aveva il debito al 150%, lo aveva al 60%, non perché fosse un paese particolarmente spendaccione, ma perché cambiò la politica monetaria degli Stati Uniti, che fecero una stretta monetaria fortissima, e quello fu l'inizio dell'esplosione del nostro debito. Beh, allora, insomma, se per fare riforme non c'è bisogno della sferza dei mercati, tutta l'idea che gli stati debbano essere sottoposti alla disciplina dei mercati cade dal punto di vista logico. E quindi le affermazioni del presidente Draghi, se prese al loro diciamo valore nominale e prese per buone, adesso diciamo così, sono in qualche modo veramente rivoluzionarie. Non so se lo siano state volontariamente o involontariamente, ma rivoluzionarie certo lo sono, perché mettono in causa il modo in cui noi negli ultimi 40 anni abbiamo organizzato la nostra vita e la nostra economia. Allora forse si apre anche concettualmente uno spiraglio per quello che in qualche modo stiamo sostenendo dall'inizio della crisi, cioè che il debito Covid andrà gestito sostanzialmente monetizzandolo, e per quanto stiamo sostenendo da ben prima dell'inizio della crisi, cioè che per risolvere il problema della deflazione europea, cioè il fatto che la Banca Centrale Europea non ci sia riuscita né sotto la precedente gestione né ci stia riuscendo adesso a raggiungere l'obiettivo di inflazione al 2%, per risolvere questo problema e per avere un'inflazione sana del 2% che consenta di gestire meglio i debiti pubblici e privati, che dia respiro all'economia, che sia quel lubrificante dell'attività economica di cui c'è tanto bisogno, per avere quello bisogna rinunciare al dogma che gli stati non possono finanziare gli investimenti con moneta. Questo prendendo per buono l'affermazione del presidente Draghi. Al contempo vi faccio notare che l'affermazione del presidente Draghi è una manifestazione, anche qui non so se volontaria o involontaria, di profonda sfiducia nel meccanismo di mercato, sotto un altro profilo. Quale? Ma guardate, è il profilo più banale. Come ben sapete, normalmente nei mercati la curva di domanda è inclinata negativamente. Che vuol dire questo in parole povere? Che se una cosa costa di meno se ne compra di più. Vale per il pesce al banco, ma vale anche per il denaro sul mercato dei capitali. E quindi questo che cosa significa? Significa che un mondo di bassi tassi di interesse è un mondo in cui si tenderà di più a indebitarsi, semplicemente perché indebitarsi costa meno. Mi sembra del tutto ovvio. Allora, dov'è
il legame con quello che vi dicevo prima. Ma è molto semplice, c'è chi argomenta che l'entrata nella moneta unica, avendo abbassato radicalmente i tassi di interesse dei paesi meridionali, ha eliminato l'incentivo per questi paesi a riformarsi, perché ha reso possibile per loro finanziarsi sul mercato a tassi molto bassi. Quindi, in altre parole, grazie all'euro i paesi del sud non hanno proceduto sulla via delle riforme, perché i loro problemi li hanno tamponati indebitandosi. Apro e chiudo una parentesi per dire che il recovery, se vogliamo, è anche un pezzo di questa storia. Perché, se ci fate caso, quello che ci viene offerto dall'Unione Europea è di indebitarci ulteriormente, no? I famosi 200 miliardi, che per una parte sono normali fondi europei, quello che chiamiamo fondo perduto, ma che sono i nostri soldi che diamo e che ci tornano indietro, e per un'altra parte sono però debito. Quindi siamo sempre all'interno della stessa storia, cioè siamo in un sistema fondamentalmente, debitogeno. E allora, però, dire che non è vero che i bassi tassi di interesse non ti fanno riformare, significa dire che non è vero che quando un prezzo è basso compri di più qualcosa. Ora, io, diciamo così, sono un economista keynesiano, quindi rispetto al sistema dei prezzi ho una visione abbastanza articolata, non vi voglio annoiare con la teoria. Però certo che è un'affermazione abbastanza, diciamo, sorprendente questa, no? Soprattutto in un contesto in cui, diciamo, a formularla è un tecnico che ha un'esperienza di mercato molto profonda. E quindi, se da quella esperienza di mercato egli ha tratto la conclusione che il sistema dei prezzi non è infallibile, questa conclusione, in termini, come dire, di politica economica, ha un unico significato, ed è che il mercato stesso non è infallibile, perché di fatto il mercato intanto è un meccanismo allocativo efficiente, cioè indirizza le risorse dove producono più valore, solo in quanto il sistema dei prezzi fornisca dei segnali affidabili. Questo è il vantaggio del sistema di mercato. Poi naturalmente le cose non sono bianche e nere, ci sono svariate sfumature di grigio, quindi il problema non è mercato sì, mercato no, stato sì, stato no, il problema è gestire, il problema è la dimensione politica, e qui non si può che convenire con quanto è stato detto ieri, cioè dietro una genuina volontà di riformare un aspetto, molti aspetti, tutti gli aspetti del paese, non ci può essere altro che un patto politico forte. E qui purtroppo si va nella criticità più evidente della fase che stiamo vivendo, una criticità che non ci dobbiamo nascondere, una criticità che noi non alimentiamo, una criticità che noi gestiamo con responsabilità, ma anche una criticità assolutamente ovvia, ed è questa. Un patto politico forte senza un grande reset elettorale non credo che ci possa essere, purtroppo, perché il paese va inesorabilmente verso un atteggiamento più conservatore, per motivi che ho spiegato per 10 anni, motivo per cui blocco sui social chi viene a spiegarli a me, perché i social mi servono per informarmi, non per perdere tempo. È chiaro che certi assetti di potere adesso si ammantano di progressismo in varie vesti, verde, rossa, gialla, arcobaleno, quello che è. Però, appunto, sono assetti di potere che tutelano se stessi, come è giusto, lecito che sia, almeno finché lo fanno con metodi democratici. Poi ci sarebbe da riflettere su quanto, diciamo, la nostra attuale agorà mediatica sia un esempio di democrazia. Non entro in questo, non allarghiamo troppo il discorso. Però, insomma, loro vanno da una parte e il paese va da un'altra. E quindi capite bene che in un contesto come questo
incardinare riforme ambiziose, peraltro non tutte del resto richieste dalla Commissione europea. Tralascio il fatto che bisognerebbe anche capire sulla base di quale legittimità un organismo sovranazionale venga a chiedere noi certe cose, ma in questo caso non ce le ha neanche chieste. È chiaro che in questo contesto purtroppo si pongono delle inesorabili e ineliminabili fragilità. Io vorrei ricordarvi che tutta la nascita dello Stato moderno, dalla decapitazione di Carlo d'Inghilterra in qua, con almeno un'altra decapitazione celebre, quella di Luigi XVI, infiniti lutti, infinite lotte, è stata determinata da un piccolo elemento che quindi evidentemente, se ha accorciato due sovrani e se ci ha fatto tanto divertire sui libri di storia, del tutto non conflittuale non è. E qual è questo elemento? Il fisco, il no taxation without representation. Ecco, quindi pensare che in condizioni politiche così variegate, per precisa scelta, per precise scelte che sappiamo, non voglio continuare a recriminare, non voglio nominare persone che non possono essere nominate, e il fatto che in un contesto politico così variegato si possa efficacemente portare avanti una riforma condivisa sul tema più divisivo della storia degli stati nazionali occidentali è veramente un obiettivo ambizioso, come avrebbe detto il buon ministro Gualtieri, che tutti qui ricordiamo con affetto. E quindi le criticità sono queste e non dobbiamo nascondercele. Noi non soffiamo sul fuoco, anche perché fondamentalmente non ce n'è bisogno.